Grande successo per la 17ª edizione di MacSpay, che si conferma un punto di riferimento per chi vuole fare industria 4.0 oggi in Italia. La fiera è stata organizzata da Synaff. Occupiamo tutto il quartiere espositivo, 8 padiglioni, suddivisi in tematiche che sono fondamentali per l'industria manifatturiera, cioè passiamo dai materiali alle macchine per la lavorazione dei metalli, della plastica, al nuovo concetto di fabbrica digitale 4.0, dove abbiamo allestito un intero padiglione che è il cuore mostra della manifestazione, dove il visitatore può proprio interagire con filiere che producono in una logica 4.0. La digitalizzazione è un po' il cuore dell'industria 4.0. Assolutamente sì, cominciamo a parlare di digitalizzazione già nel 2014, dove abbiamo allestito la prima fabbrica digitale e agli inizi erano proprio degli esempi di quello che si dovrebbe fare in un'azienda. Oggi facciamo vedere che cosa è stato realizzato sia in fiera che attraverso il percorso dei laboratori di fabbrica digitale, che sono delle tappe di avvicinamento a MacSpay che abbiamo organizzato nei diversi distretti produttivi proprio per portare avanti il concetto di digitalizzazione di fabbrica. Ma l'industria 4.0 è soltanto uno dei tanti ambiti in cui si muove Synaff. Da sempre una certezza quando si parla di fiere. La società che dirigo si occupa di fiere da ormai 35 anni, quindi siamo parte di un gruppo editoriale che è Tecniche Nuove. Ci occupiamo di settori merceologici professionali, circa 12, quindi dalla sanità alla meccanica, dall'agricoltura all'impiantistica e all'edilizia. Organizziamo eventi particolari, nel senso che oggi fare fiere è un mestiere più complicato rispetto a tanti anni fa, perché le aziende oggi si aspettano, i visitatori oggi si aspettano di poter vedere in fiera qualcosa di esclusivo. Esclusiva è senz'altro stata la presentazione dell'osservatorio MacSpay PMI Italia, curata da Emanuele Frontoni dell'Università Politecnica delle Marche. È emersa una ritrovata fiducia nel futuro, ottimi dati economici e un percorso di innovazione saldamente avviato. Dati molto incoraggianti che sono segno di una vitalità del settore della meccanica nazionale, una vitalità molto visibile anche all'interno della fiera MacSpay con tantissimi espositori, molto visibile anche in ogni territorio italiano. Questa vitalità va di pari passo con una grande attesa per i prossimi anni, quindi con un ottimismo che non era tipico in questi settori, e va di pari passo però con una capacità e ormai una consapevolezza, se vogliamo dirlo bene, di un necessario cambiamento anche delle competenze all'interno dell'impresa. Tutte le imprese dicono di voler crescere con la numerosità dei loro collaboratori, tutte le imprese sostengono che la preparazione dei loro collaboratori debba cambiare. Insomma, si può fare di più per quanto riguarda la ricerca e la formazione, ma certo il termometro della digitalizzazione segna una crescita importante. Digitalizzazione oggi è sicuramente uno dei fattori di sviluppo e da questo punto di vista la Compagnia delle Opere è diventata Digital Innovation Hub, per cui riusciamo a dare dei servizi attraverso i nostri associati alle aziende per poter crescere, per poter instaurare nuova tecnologia, e questo sicuramente dà un vantaggio competitivo all'azienda. Oggi Industria 4.0 rappresenta la possibilità per le aziende manifatturiere del nostro settore di essere competitive utilizzando la tecnologia. Parlando di quanto la digitalizzazione incida sulla crescita occupazionale, tocchiamo con mano un esempio concreto. Siamo con Marco Barbarin, amministratore della Intermec, azienda che si occupa di meccanica di precisione. Voi negli ultimi anni avete visto crescere cospicuamente, in modo significativo, il numero degli impiegati. Sì, sicuramente. Siamo passati negli ultimi anni da una realtà di 20 persone, 20 addetti, a 42 addetti allo stato attuale, quindi una crescita sicuramente significativa. Per gestire al meglio questo sviluppo dell'azienda
abbiamo puntato molto su degli strumenti informativi digitalizzati per aiutare le persone, i nuovi assunti, anche a meglio comprendere e meglio inserirsi nel flusso dei processi aziendali. Continuando a girare tra gli stand della Fiera di Parma, troviamo moltissime novità. Ognuno presenta il meglio della propria azienda. Il futuro a MaxPay è già realtà. Oggi noi qui abbiamo sviluppato uno stand trasversale che mette insieme un pool di competenze della nostra azienda, ma di altre aziende partner, per poter accompagnare questo cambiamento importante ed essenziale per essere avanti e competitivi nel mondo. Noi qui nello specifico oggi portiamo una demo di quello che è il nostro prodotto di punta che vogliamo promuovere, cioè il MES, un software che permette di monitorare tutto quello che è il processo produttivo aziendale, recuperare i dati che sono fondamentali per poter rendere la propria azienda competitiva, flessibile e ottimizzabile a livello proprio di produzione, di processo del singolo pezzo su ogni singola postazione. L'innovazione permette anche di valorizzare risorse e di avviare un percorso circolare che può essere il volano per un'intera comunità. Nella patria del primo computer industriale, il territorio canavese, parliamo oggi di un importante processo che parte dal territorio e ne valorizza le risorse. Che cos'è Canavese Inside? Canavese Inside è la prima rete di imprese nata in Canavese. Non avendo un prodotto che potesse unire tutte queste nuove aziende, tutte impegnate nel settore industriale, abbiamo pensato di utilizzare il territorio sul quale sono inserite queste aziende per veicolare il nostro binario di unione. Chiudiamo questa carrellata della fiera MaxPay con l'economia circolare, perché l'industria 4.0 ha tra gli altri obiettivi quello della sostenibilità. Sviluppare un ciclo produttivo che sappia azzerare gli sprechi. Ecco un esempio. Favorire l'utilizzo del polverino all'interno di prodotti che possono, per uso comune, come potrebbe essere la tegola, per esempio, oppure la scarpa per uso zootecnico. In questa maniera si riesce a favorire l'utilizzo di questi prodotti che erano scarti all'interno di un ciclo di sostenibilità ambientale che permette anche l'utilizzo in settori tecnici. Grazie alla tecnologia attuale si riesce a prendere uno scarto, quello che era un rifiuto, e utilizzarlo in un nuovo ambito, dargli una nuova vita. Si chiude così il nostro piccolo viaggio alla scoperta dell'industria 4.0 in Italia. Solo per citare un dato, sono stati oltre 53.000 visitatori, più 17% rispetto allo scorso anno. A tutti, Senaf dà appuntamento dal 28 al 30 marzo 2019 con la nuova edizione di MaxPay.